Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi nuovo video, realizzeremo insieme il gemello di questo orecchino. In realtà avete potuto vedere già il modulo completo, diciamo, gli orecchini blullo. Li ho chiamati così proprio perché li ho realizzati nei toni del giallo e del blu. Poi nell'info box vi lascerò il link che vi rimanderà a questo video. Poi ho pensato perché non fare anche il modulo così a metà. E quindi adesso faremo questo insieme. Vi dico subito i materiali. Allora, Rokai 15.0 che ci serviranno giusto per la solina. Rokai Miyuki 8.0, Rokai Miyuki 11.0, Super Duo, Cipollotti 4x3, Filo Miyuki e Ago Extra Fine della Miyuki. Allora, come prima cosa dobbiamo inserire sul nostro ago un cipollotto, una Rokai 8.0, un altro cipollotto, una Rokai 8.0, un altro cipollotto, una Rokai 8.0 ed un altro cipollotto e un'altra Rokai 8.0. Allora, quindi 4 cipollotti alternati a 4 Rokai 8.0, dopodiché chiudiamo a cerchio e facciamo un paio di nodini. Una volta chiusa a cerchio, usciamo da una Rokai 8.0, prendiamo un'altra Rokai e una Super Duo, quindi Rokai 8.0, Super Duo. Portiamo giù e ci inseriamo senza inserire nulla nel foro libero della Super Duo. Dopodiché prendiamo un'altra Rokai 8.0 e ricordiamoci di stringere bene, di tirare il lavoro. Adesso un'altra volta Rokai 8.0 Super Duo, portiamo giù, entriamo nel foro libero della Super Duo e poi Rokai 8.0 e ci inseriamo qui. E così dobbiamo fare per completare tutto il giro, dobbiamo fare anche qui e qui. Una volta completato tutto il giro, dobbiamo portarci ad uscire da questa Super Duo. Dopodiché, usciti da questa Super Duo, prendiamo una Rokai 11.0 e una Super Duo, quindi Rokai 11 Super Duo, portiamo giù e prendiamo poi da inserire sulla Super Duo 3 Rokai 11 e ci inseriamo appunto nel foro libero. E poi una volta qui prendiamo un'altra Rokai 11. Adesso usciamo da la Super Duo e da questa Rokai 8.0 e qui per riempire lo spazietto prendiamo una Rokai 11. Quindi Rokai 11 e ci inseriamo saltando la Rokai di mezzo nella Rokai 8.0 successiva. E così dobbiamo ripetere il passaggio una Rokai 11, una Super Duo, 3 Rokai 11, inserisco nel foro libero della Super Duo, poi una Rokai 11. Poi entro qui nella 8.0, prendo una Rokai 11 e mi inserisco qui ed esco da un foro della Super Duo. Dopodiché dobbiamo fare la stessa cosa anche qui e qui. Una volta completato tutto il giro, portiamoci, ripassiamo qui con questo Super Duo, saliamo Super Duo nella seconda fino ad uscire da tutte e tre queste Rokail. Usciti da tutte e tre queste Rokail, prendiamo una Rokai 8.0 e tre cipollotti, quindi Rokai 8.0, tre cipollotti e poi ne prendiamo un'altra Rokai 8.0. Usciti da queste tre Rokail, ci inseriamo in queste tre Rokai,
passate in tutte, che a volte io mi imbroglio ed esco magari solo dalla seconda. Poi di nuovo una rocaille 8-0, tre cipollotti, rocaille 8-0, tre cipollotti e un'altra rocaille 8-0. E ci andiamo ad inserire in tutte e tre queste rocaille. E adesso non ci resta che completare l'orecchino facendo la solina. Quindi portiamoci ad uscire da una seconda rocaille qui. Ecco qui, usciamo da una seconda rocaille qui e prendiamo le nostre 4 rocaille 15 per fare la solina e entriamo nella stessa rocaille, ma dall'altro lato. E così il nostro gemello è terminato. Fatemi sapere cosa ne pensate. Vi faccio rivedere anche l'altro. Vi saluto e alla prossima. Ciao a tutti!